nuovamente in studio dopo la pausa per la redazione sportiva e giornalistica RDA Radio 1 M91 qui, questa volta campionato. È praticamente l'evoluzione M91 qui Crotone, e certamente abbiamo parlato a lungo di Fiorentina Crotone, si attendono i rinforzi della squadra di Stroppa con la partita di oggi. Si era visto qualcosa di più nel secondo tempo, un forcing un po' più concreto, ma certamente poco concentrato come sufficienza per poter garantire il recupero della partita. La rete di Nuan Cosimi non è stata sufficiente per superare lo scoglio dell'Artemio Franchi, e questo per quanto riguarda la sintesi finale di Fiorentina Crotone terminata 2-1. Adesso ci concentriamo su quello che è l'epilogo del 19° turno per quanto concerne appunto tutto il campionato di massima serie, Serie A Team, praticamente per quanto concerne la prima parte, la prima delle giornate dedicate a questo 19° e ultimo turno del girone di andata. Aprono i battenti le squadre che sono state protagoniste dell'anticipo di ieri sera, venerdì 22 gennaio al Vigorito, Benevento e Torino. Praticamente il Benevento reduce dalla sconfitta esterna contro il Crotone allo stadio Ezio Scida, deve cercare di recuperare punti per poter aumentare i suoi punti in classifica. Apre le marcature viola al 32° su calcio di rigore, raddoppia la Padula al 49°. Al 51° Simone Zazza su assist di Singo accorcia le distanze, e poi al 93° e lo stesso Zazza che su assist di Andrea Belotti realizza la rete del pareggio. All'Olimpico si è ripartiti quest'oggi alle ore 15 con la partita tra Roma e Spezia, terminata 4-3. Al 17° Borja Mayoral su assist di Pellegrini pareggia. Al 24° Piccoli su assist di Diego Farias. Un altro giocatore di sondaggio del cast di Beppe Ursino e della famiglia Brenna per portarlo in maglia rosso-blu. Al 55° è Karsdorp su assist di Spinazzola che riporta in vantaggio la Roma, che si fa raggiungere 4 minuti più tardi da Diego Farias su assist di Galabinov. Piccoli chiaramente
stato il primo giocatore di sfortuna per la Roma, che è un po' più distratta, considerato anche la prestazione che aveva portato ad avere, praticamente a rimediare contro l'Inter nella partita di domenica scorsa. Certamente ha visto un po' di concretezza da parte della squadra dello Spezia, già affrontata in Coppa Italia, e quindi una partita che ha tolto anche delle energie ai giocatori di entrambe le squadre. Con Karsdorp la Roma pensava di riuscire a portare un risultato concreto, ma per poco, praticamente al 90esimo è Verde che porta in vantaggio praticamente la squadra dello Spezia. Se non ci fosse poi chiaramente l'intervento di Bruno Peres, che inventa un'azione di assist per Lorenzo Pellegrini, che ne approfitta in scadenza del secondo tempo al 92esimo per portare di nuovo in vantaggio ancora una volta la Roma. Udinese e Milan, Atalanta 3 e Udinese Inter 0-0. La Milan, che è la capolista, certamente ha visto una battuta d'arresto in balia dell'Atalanta, che va in vantaggio con Romero su assist di Cosens al 53esimo, raddoppia Ilicic su calcio di rigore, e poi Zapata su assist di Romero ancora una volta al 77esimo. Non ne approfitta di molto l'Inter di questa situazione favorevole per ritornare in vetta condominio con il Milan. Inter che praticamente non va oltre lo 0-0 in casa dell'Udinese all'Arena di Udine. Fiorentina 2, Crotone 1, vantaggio di Bonaventura al 20esimo, raddoppio di Vlahovic al 32esimo, accorcia le distanze Juan Cosimi al 66esimo. Per effetto di questi risultati la classifica provvisoria: Milan 43 punti, l'Inter stacca di 2 punti a quota 41, la Roma si riavvicina a stento a quota 37, a 4 punti dall'Inter al terzo posto, e seguita ad una lunghezza dall'Atalanta a quota 36. Napoli, che deve ancora giocare, Juventus che deve ancora giocare, la Lazio quota 31, la Juventus a quota 33, Sassuolo 30, Verona 27, Sampdoria 23, Benevento 22, Fiorentina con la vittoria di oggi sale a quota 21, Bologna 20, Udinese Spezia a quota 18, Genoa 15, Cagliari e Torino a quota 14, Parma 13 e Crotone fanalino di coda a quota 12 punti.
quadro delle partite restanti per chiudere questo 19° turno con la partita di domani alle ore 12:30 tra Juventus e Bologna, e poi sarà la volta di un derby di colori sociali rosso-blu tra Genoa e Cagliari. Alle ore 15 contemporaneamente giocheranno Verona e Napoli, mentre alle 18 scenderanno in campo Lazio e Sassuolo, e il posticipo finale sarà Parma-Sampdoria. Col quadro della 19esima giornata si passa al programma che vedrà praticamente domenica prossima, anzi con venerdì 29, gli anticipi della 20esima giornata, che verrà spezzettata praticamente a cominciare dal primo turno, che è il 29 alle 20:45 tra Torino e Fiorentina, e poi sarà la volta di sabato 30 gennaio alle ore 15 di Bologna-Milan e alle 18 di Sampdoria-Juventus. Primo posticipo serale sabato 30 gennaio alle 20:45 tra Inter e Benevento. Si riparte poi domenica 31 gennaio alle 12:30 da Spezia Udinese, per poi alle ore 15 scendere in campo un altro derby di squadre rosso-blu tra Crotone e Genoa. E sarà poi la volta di Atalanta-Lazio e Cagliari-Sassuolo. Alle 18 di domenica 31 gennaio scenderanno in campo Napoli e Parma. Il posticipo finale è quello di domenica 31 gennaio alle 20:45, quello tra Roma e Verona. Questo chiaramente, questo primo appuntamento dal titolo Qui Campionato, una edizione nuova, perché l'esperimento è stato quello di domenica scorsa con l'apertura chiaramente di una sottorubrica. Il quadro delle prossime dei prossimi post, chiaramente dei prossimi appuntamenti con la serie di M91 qui, sarà per la prima e seconda parte per quanto riguarda M91 qui Crotone, dedicata appunto al match tra Crotone e Genoa allo stadio Ezio Scida, per poi chiudere con M91 qui campionato, e chiaramente darvi l'aggiornamento quasi tutte le partite all'infuori di quella delle 18 e delle 20:45 di domenica 31 gennaio. Ci auguriamo che quando vi parleremo di Crotone e Genoa si possano vedere in campo i primi rinforzi di questa squadra, che è diventata una vera e propria cenerentola della Serie A, il fanalino di coda della Serie A ancora, che contro il Genoa si cercherà di concentrare la squadra nella stessa maniera, ricavando la stessa determinazione già dimostrata contro il Benevento in casa Ezio Scida. E contro il Genoa è necessario fare esclusivamente i tre
punti, portare a casa i 3 punti. Ringraziamo tutti quelli che ci ascoltano in diretta da RDA Radio 1 e poi in streaming e in replica su stapparadio.it, per quanto riguarda sempre il circuito speaker.com, Radio Ballerina One e Regno dei Borboni 7 di Reggio Calabria, a cui vanno i nostri saluti. Sono le più importanti 3 degli oltre 70 canali aderenti al circuito dopo RDA Radio 1. Ci potete seguire anche sulla pagina Facebook di Fracalcio Realtà di Original, su Twitter, sul gruppo di recente costituzione di Facebook Amici cui piace Fracalcio Realtà, sul canale youtube.com di RDA Radio 1, quale bis Riccardino 23. Dopodiché ci potete sempre seguire quando volete su RDA Radio 1. Ringraziamento a tutti, buon proseguimento di serata, buonanotte, buona domenica per domani e ci risentiamo intorno alle 16:50-55 di domenica 31 gennaio per commentarvi, analizzarvi, sintetizzarvi il match tra Crotone e Genoa, valido per la 20ª giornata, il primo turno del girone di ritorno tra Crotone e Genoa. Dopodiché poi sarà la volta di M91 qui in campionato. Grazie a tutti e alla prossima da parte di Antonio Milano. A mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Dai, balladino. Ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore.